Roberto questa sera ci presenta un progetto che si chiama Io Uno di Voi, che è realizzato da ottobre dello scorso anno nel centro abitativo diurno La Chiappa Sogni, che è nato a Lanciano in contrada San Iorio la scorsa estate, e da allora si occupa di regalare un sorriso ai bambini dai 3 ai 60 anni, quindi c'è un grande target. Non soltanto disabili, ma anche normodotati. Il bello di questa realtà che ho avuto modo di conoscere poco fa è proprio questo, che non fa alcuna distinzione tra i tanti ragazzi che partecipano alle loro attività, le attività didattiche, ricreative, le attività di fattoria, hanno un orto, curano gli animali. E Roberto, come dice il titolo di questo progetto, ha voluto essere uno di loro, si è voluto mettere insieme a loro proprio per far capire che non ci sono differenze, che se queste differenze le vediamo noi, forse il problema è un po' nostro. Io darei la parola a lui e farei spiegare direttamente a lui questo suo progetto, così abbiamo modo di vedere le immagini e sicuramente lo capiremo meglio. Buonasera a tutti e grazie per essere presenti questa sera numerosi. Ringrazio l'associazione Chiappa Sogni perché vedo che ci sta un bel numero rappresentativo dell'associazione, e sarò brevissimo perché vorrei far vedere più le immagini che parlare io, ma brevissimamente soltanto per dire che questo progetto nasce prima di progetto come un laboratorio con la Chiappa Sogni, dove dovevo portare la fotografia alla Chiappa Sogni, a tutti questi ragazzi che frequentano la Chiappa Sogni. È partito così, abbiamo praticato la fotografia, abbiamo fatto laboratorio sensoriale in camera oscura, quindi tutti i ragazzi hanno provato questa esperienza di maneggiare macchina fotografica, scattare foto e anche sviluppare fotografie, che penso che sia stata la cosa più magica per loro, così come lo è ancora per noi la fotografia in camera oscura, vederla apparire con una luce rossa dentro una bacinella. E questa esperienza poi si è sviluppata in che cosa? Una volta che ho cominciato a frequentare un giorno, due giorni, tre giorni, mi ha cominciato a cambiare un pochettino il DNA, la personalità, la persona che sono, anche se alcune altre esperienze che avevo fatto a livello sociale, quindi sapevo che cosa poteva significare. Però là dentro c'era veramente il cuore, sia delle persone preposte alla Chiappa Sogni, quindi dell'organizzazione, ma dei ragazzi. E ho cominciato, anziché andarci una volta a settimana, ho cominciato a fare due, tre, quattro, e ad essere quasi presente, quasi, non dico tutti i giorni, ma giù di lì. Tutto questo è durato circa quasi 6 mesi, al punto che ero uno di loro, mi sentivo uno di loro, perché non mi sentivo uno speciale, perché avessi qualcosa più di loro, anzi, vi posso garantire che non è un modo di dire, perché bisogna viverlo, e se voi vivete questa esperienza e capirete che loro hanno tanto più di noi, e questa è la cosa più importante. E con loro ho vissuto la quotidianità, al punto che ho cominciato a raccontare la loro quotidianità dalla mattina appena arrivavo alla sera quando andavo via. Mi fermo perché dura qualche minuto di più il video, il che mi rendo conto che 9 minuti dura è tanto, ma spero che questi 9 minuti vi possa arricchire a tutti quanti voi e dare quella visibilità alla struttura della Chiappa Sogni, ma forza e vitalità che già ne hanno tanto, ai ragazzi e ai genitori che ringrazio per aver creduto in me e avermi dato la possibilità di raccontare tutto quello che ho fatto, che non è una cosa semplice. Quindi ringrazio i genitori, in primis prima di tutti quanti, la struttura, Silvia, Barbara, Roberta, adesso vado in bambole, quindi mi fermo che non mi ricordo tutti i nomi, e un abbraccio a tutti i ragazzi. Io mi sento uno di loro e quindi sono contento di questo. Grazie. È chiaro che noi siamo solo una razza evoluta di primati su un pianeta minore che orbita intorno a una stella di medie dimensioni nell'estrema periferia di 1 fra 100 miliardi di galassie. Ma fin dall'alba della civiltà l'uomo si è sempre sforzato di arrivare alla comprensione dell'ordine che regola il mondo. Dovrebbe esserci qualcosa di molto speciale nelle condizioni al confine dell'universo. E cosa può essere più speciale che l'assenza di confini? E non dovrebbero esserci confini agli sforzi umani.
noi siamo tutti diversi. Per quanto brutta possa sembrarci la vita, c'è sempre qualcosa che uno può fare e con successo. Perché finché c'è vita, c'è speranza. Thank you.
buonasera, mi sentite? Parlo di sì. Grazie a tutti, grazie a Martina, grazie a Roberto, grazie a Lanciano. È un piacere essere qui. Io ho vago moto di fastidio perché stasera per Roberto c'è una folla incredibile. Ieri sera ho tenuto una lezione e mi domando dove eravate, ma non importa. Vi rubo qualche minuto perché credo che Roberto lo possa sentire fino allo sfinimento delle orecchie, mentre a me da domani per un anno non mi sentite più, a meno che non venite a trovarmi a Milano sui Navigli. Io conosco Roberto da molto poco tempo, tutto sommato, ma spero che sia nata quella che il vecchio indimenticabile Mario Dondero usava definire un corso accelerato di intensa amicizia. E quindi siamo già d'accordo di rivederci, siamo già d'accordo di fare altre cose insieme. Gli farò tutti i complimenti possibili per il lavoro che abbiamo appena visto. Spero, ecco, riparte senza l'audio in modo che voi lo possiate vedere ancora, ma che noi possiamo, si possa chiacchierare su questo lavoro. Non mancherò di fare qualche critica per la semplice ragione che da quando sono arrivato a Lanciano ho la sensazione che sia iniziato un processo di beatificazione da vivo, per cui mi sembra giusto che qualcuno insinui un vago dubbio, perché raramente ho visto un autore essere così amato, rispettato come Roberto qui a Lanciano. Io vi confesso che, essendo molti di voi non mi conoscono e lo trovo anche abbastanza naturale, io sono un puro animale da giornalismo e fotogiornalismo, da reportage. Per questa ragione mi viene spesso attribuito un sentimento di, come dire, assoluto snobismo verso qualsiasi genere di fotografia che non sia il fotogiornalismo. Lo smentisco nella maniera più assoluta, ho il sacrosanto rispetto per qualsiasi genere di fotografia che consenta di vivere di fotografia. Qualsiasi fotografia è meglio che dover lavorare in un ufficio per il quale non si ha nessuna passione, nessun trasporto. Vi dico che la persona che più ho amato nella mia vita è una fotografa matrimonialista e ho sempre apprezzato e stimato tutto quello che faceva e la bravura e la professionalità con cui lo faceva. Però la cosa che rimproveravo a questa mia compagna che ho adorato e che non posso rimproverare a Roberto, ed è uno dei motivi per cui mi interessa conoscere la sua risposta, è che spesso, voglio dire, una scelta di fotografia commerciale che all'inizio può apparire il metodo più veloce per entrare nel mondo lavorativo della fotografia, poi ti prende e ti coinvolge al punto tale che finisci col seguire solo quello. In pratica, io ricordo questa mia adorata compagna, la cui idea era: faccio 3 matrimoni, perché poi in Italia quando tu parli di fotografia commerciale nella maggior parte dei casi sbocchi lì. Faccio 3 matrimoni e con quello che guadagno riesco a produrre una storia che interessa a me. Questo è il sogno iniziale, che poi cade in una contraddizione, perché poi alla fine tra un matrimonio che ti viene ben pagato, mal pagato, relativamente pagato, ma che comunque ti viene pagato, e un tuo progetto, un tuo reportage che fai con passione ma che sai che probabilmente non verrà pubblicato, non renderà denaro, anzi ne costerà solamente, finisci col cedere al matrimonio e finisci col fare solo matrimonio. Roberto è la prova vivente che esiste un'alternativa, perché sono stato a visitare lo studio di Roberto ed è uno studio tecnico ineccepibile, fenomenale, bellissimo, organizzatissimo e che mi è sembrato anche in piena attività. Ciò nonostante,
riesce a concepire un progetto così impegnativo che sicuramente ha richiesto del tempo di ambientamento, di inserimento, ha richiesto del tempo di realizzazione. Vedete, questo progetto mi ha fatto pensare a una bellissima frase di Eugene Smith, che è stato il fotografo che probabilmente ha inventato il fotogiornalismo sociale. Fino a quel momento parliamo di un numero di Life, la rivista americana del 1938, fino a quel momento il fotogiornalismo si era occupato di guerre, di invasioni, di scontri sociali e cose del genere. Su quel numero di Life del 1938 Eugene Smith realizza un progetto fotografico che si intitola Country Doctor, in cui semplicemente, senza alcun fine, racconta la giornata di un medico condotto di campagna. E fu un lavoro bellissimo che cambiò veramente il metodo di lavorare, ma quando lui descrisse questo lavoro disse, ve lo dico in italiano, disse: per fare questo lavoro ho dovuto confondermi nella carta da parti. Guardando il lavoro di Roberto si intuisce che c'è stato un lungo tempo per poter davvero diventare trasparente e quindi diventare uno di loro. L'altra cosa che mi tocca, mi commuove, fra l'altro vedo in sala diversi dei protagonisti di questo progetto e diversi operatori che saluto con una grande affetto e simpatia. L'altra cosa che mi tocca e mi commuove è che è un dato di fatto biografico personale, cioè la mia famiglia è stata molto colpita da forme di disagio. Ho avuto una mamma che se n'è andata dopo un lunghissimo Alzheimer, un fratello che se n'è andato dopo un velocissimo tumore, e dal giorno che si sono ammalati io non ho fatto una foto, con tutto che vivo facendo fotografie. Questo forse perché cedo a quel famoso detto che più il disagio ti è vicino e più ti tocca. Perché poi io di fatto di lavoro mi occupo di tragedie di proporzioni enormi. Però quando è arrivato in casa mia io non sono riuscito più a scattare una foto. La dolcezza con cui Roberto tratta temi che comunque raccontano anche, raccontano l'allegria, la vita insieme, il condividere molte esperienze, ma racconta anche delle forme di disagio, la dolcezza, la tenerezza con cui lo ha fatto è assolutamente degno di nota, cioè è quello che fa la differenza di tanti progetti che capita di vedere. Io faccio parte delle giurie di quasi tutti i concorsi di fotografia in Italia e, come potete immaginare, di lavori del genere ne vedo moltissimi, ne vedo moltissimi. Eppure nella maggior parte dei casi un esperto, uno che sa guardare e leggere le fotografie, come si usa dire oggi, riconosce tutto sommato una forma di distacco, di distanza tra quello che sta vedendo e come lo sta fotografando. Qui si vede un coinvolgimento personale assolutamente forte. E allora la prima domanda che ti vorrei fare, Roberto, è: ti hanno già intestato una via o una strada lanciando? No, assolutamente no. Assolutamente no, e altrettanto non ci terrei proprio ad avere una via intestata. Non mi appartiene, per me è già stare qua sopra, cosa che non mi appartiene, perché la macchina fotografica riporta a stare dall'altra parte, per me già è dura. Però non nascondo che il piacere di stare, di condividere, quello mi dà la forza per poter fare tutto ciò che faccio, lo faccio con passione, ecco, questa è la cosa importante. Quindi non ci tengo assolutamente alle strade intitolate e quant'altro, anche perché normalmente si intitola quando si vuole, quindi voglio vivere ancora. Si è fermato tutto, non faccio ripartire. Senti, raccontaci davvero. Come un fotografo che è impegnato in un lavoro, in una produzione quotidiana, come trova il tempo per diventare improvvisamente
un autore, perché voglio dire, sono due mestieri sostanzialmente diversi. Come trova, come, dove ricava il tempo per dire adesso mi fermo e voglio seguire questa cosa? Quanto ti sei fermato, quanto si sono sovrapposti il fotografo professionista e l'autore? È importante il distinguo della cosa, perché c'è da quella parte il fotografo che deve lavorare per poter portare avanti l'attività che ti dà da vivere familiarmente e ti porta avanti anche il tuo studio. L'autore è quella persona però che non pensa più di tanto a quell'aspetto economico, non pensa all'arricchimento, pensa alla sopravvivenza, perché per essere autore tu non puoi dedicare tempo a produrre soldi, dedichi tempo a raccontare storie. E questo mi riesce molto bene, perché dico sempre che non sarò mai ricco nella mia vita a livello economico, ma sono ricco perché mi appartiene la chiappa sogni, così come mi appartiene tutta questa gente, quindi mi distingo tutto là. Se uno pensa ai soldi, questo diciamo, è un processo importante, quindi staccarti e essere coinvolto nelle storie, questa è una cosa che da anni mi appartiene, perché mi piace entrare nella vita degli altri, specialmente in quelle vite dove spesso se ne parla ma tutti scappano, tutti si mettono defilati, tutti, no tutti, una grossa fetta comunque si atteggia così. E io spero che attraverso la macchina fotografica, nella mia semplicità, perché dopo tutto non è che faccia grandi cose, però nel mio piccolo esce quella parte, tra virgolette, che si possa chiamare autore di fare queste immagini. Tutto qua. A parte che non è vero, secondo me è ricco, perché non so in quanti siete stati a visitare il suo studio, ma già solo se decide di vendere tutti i gadget che ha raccolto nella vita, credo che realizzi un discreto gruzzo. Quanto tempo ti è costato questo lavoro tra, fammi anche delle proporzioni, tra progetto, arrivo in questo centro, tempo di ripresa e poi tempo di editing? Faccio una premessa, perché quello che dicevo all'inizio, io vado in questo centro per fare un laboratorio di fotografia, quindi il primo impatto mio era quello. Dopodiché, una volta entrato e visto alcune situazioni, ho cominciato così ad interfacciarmi con i ragazzi, vedevo quello che succedeva e ho detto no, io voglio raccontare quello che succede in un centro del genere. E quindi nasce quasi sin dall'inizio, subito, circa 6 mesi fa, è un progetto che non è terminato in realtà, perché penso che ci sia ancora tantissimo da raccontare. Per la realizzazione di questi 6 mesi mi è costato la presenza, non dico quotidiana, di andare alla Chiappasogni. Qualche volta qualcuno della Chiappasogni dice ma tu lavori ogni tanto, ci stai allo studio, perché vedo che sei preso nel venire. Ed è vero, anche mia moglie mi dice sì, tu alle 2:30 te ne vai là, oppure come mai? Ero là per poter raccontare, bisogna starci, bisogna vivere, bisogna essere quasi trasparente, come Smith che si confondeva con la carta da parati, perché i ragazzi devono avere fiducia di te, ti devono sentire veramente che, come il titolo, uno di loro, altrimenti non puoi raccontare, altrimenti fai le fotografie come fotografare un matrimonio fondamentalmente. Quindi diciamo che l'acquisizione delle immagini, il racconto, la presenza è stata tantissima, tante ore, mattina, pomeriggio, presto, quasi sera. L'editing, come ben hai visto, è difficilissimo, è una cosa che non è facile farlo, assolutamente no. A volte mi faccio prendere, vorrei dare luce a tante situazioni, mi ripiglio un concetto di Gardini che dice, io so, che non è soltanto un modo per Gardini dice, lui preferisce scattare tante foto, fare un libro, perché ha bisogno di tante foto, perché vuole raccontare tanto,
con poche foto a volte non riesce a esternare tutto ciò che è il suo racconto. E per me, diciamo, ho preso questo spunto qua di mettere tutti i contesti, tutte le situazioni. L'editing è difficilissimo, non è una cosa facile, non è una cosa che lo fai in brevissimo tempo, l'ho fatto strada facendo, cominciavo a selezionare delle immagini, non è che ne facevo tantissime, assolutamente no, perché io passavo, loro sono presenti, passavo tanto tempo con loro a dialogare, a parlare, a fare, stando vicino alle loro attività, quindi non è che ho prodotto migliaia di scatti, non, questa è un'altra condizione che non mi appartiene di fare 20.000 scatti, perché mi rendo conto che 20.000 scatti ti passa la voglia del progetto. Ne ho fatti quelli che erano giusti fare e cercavo di cominciare dopo qualche giorno a dare uno sguardo e fare una preselezione, quindi una serie di acquisizioni, appunto, che poi sono arrivato, ecco, a marzo, di tutti gli scatti, insomma, elaborati, cosa che forse nemmeno tutti, ho fatto questa selezione che sono 120 foto qua sopra, qualcuno di più che ne ho visto. Io approfitto di quello che ha detto Roberto per dare un consiglio a tutti i giovani fotografi. Spero che in sala ce ne siano e che Luciano con il workshop di oggi non li abbia uccisi. La prima sera che ero qui a Lanciano abbiamo discusso anche del fatto che esiste di fatto un'esterofilia, per cui i giovani fotografi preferiscono partire, andare all'estero a raccontare posti sconosciuti piuttosto che raccontare il proprio territorio. Questa cosa nasce con la nascita della fotografia, perché l'idea di partire e raccontare luoghi a chi probabilmente non ci potrà mai andare è sempre stato il sogno di qualsiasi fotografo, di qualsiasi reporter. Però vedete, una volta il fotografo che faceva questa cosa partiva e stava via 3 mesi, 4 mesi. Dorothea Lange e Walker Evans, per realizzare il loro progetto, stavano via 1 anno. Addirittura il committente del progetto gli diceva: quando tu arrivi in un posto, per le prime 3 settimane non fare niente, fermati a un angolo della strada, guarda la gente che passa. Raccomandava: vai dal barbiere e fatti fare la barba, perché è sempre una fonte di notizie sulla comunità. Dopo 3 settimane domandati perché questo luogo esiste e solo allora inizia a scattare. Oggi un giovane fotografo che parte per fare un lavoro, se ha 1 settimana in tutto è già tanto, e quindi potrà solo scalfire la superficie di quel luogo, di quella società. Di contro, come dimostra l'esperienza di Roberto, lavorare sul proprio territorio ti consente di approfondire, di studiare, di conoscere e quindi di realizzare un lavoro che è infinitamente più importante, meritorio e duraturo nel tempo e nella costruzione di un documento che sia memoria collettiva. Per cui smettetela di tentare di andare in Siria e raccontate quello che succede sotto casa vostra. Io avevo promesso di essere anche critico e di fare domande cattive, in questo momento non me ne vengono. Non me ne vengono un po' perché il lavoro è molto buono, un po' per un affetto istintivo che provo verso questo ragazzone. Voi avete visto probabilmente già 2 volte tutte le foto. Io offro un martini cocktail a chiunque mi tira fuori un difetto di questo lavoro. Iniziamo con un primo giro di domande. C'è qualcuno che individua un difetto in questo lavoro? Nonostante sia il guru di Lanciano, non vi leverà la cittadinanza. No, fate le domande perché sono qua per rispondere. Non solo le domande, ma io voglio che qualcuno gli dica: ma perché hai fatto sta scemenza? Ma anche se non sono critiche, anche curiosità. No, ma anche critiche.
fatele, no? Tanto non ho il potere del sindaco. Allora io volevo chiedere a Roberto, che ha già avuto l'esperienza con un precedente progetto, di occuparsi sempre con questa visione della sofferenza, quando ha fatto il viaggio sul treno bianco per il Lourdes. Cosa è cambiato, cosa hai trovato di diverso facendo questo progetto? Io ho fatto per due volte il viaggio del treno bianco a Lourdes. Ho fatto questo progetto. Ho fatto un progetto sulla sofferenza di mio padre. Ho fatto un progetto su altre persone della città di Lanciano. Per me non era, ecco, quindi qualcosa di nuovo, ma più che chiamare la sofferenza, io non la chiamo così. Il mio progetto era proprio di sfatare questa sofferenza, perché se parliamo di Lourdes, Lourdes a tutti noi, e anche a me prima ancora che ci andassi, era l'ultima speranza. Tutti vanno a Lourdes per chiedere il miracolo, tutti vanno a Lourdes, vanno a piangere, tutti, io vi giuro, non ho visto una persona piangere, non ho, ho visto soltanto gente condividere cibo, sorridere, stare in allegria, ti salutava persone che tu non immagini nemmeno. Nella mia testa fare questi progetti sta proprio di sfatare paradossalmente l'idea che dall'altra parte la sofferenza ci sta. Questo è l'approccio mio sulla fotografia. Poi sottinteso, andare a Lourdes due volte, farti 24 ore è una volta, un'altra volta mi sono fatto due giorni perché c'è stato il diluvio a Nizza. Vi garantisco che forse è quella la difficoltà, io non amo il treno, a differenza di tanti invece che lo amano, però là 24 ore, 36 ore mi sono passate velocemente, ma mi sono passate perché vivendo con quella gente, con gli operatori dell'Unità Alzi, con i volontari tutti, perché non solo dell'Unità Alzi, ma con tutte le persone che andavano con altre situazioni, è stata per me un'esperienza straordinaria. Come dicevo, anch'io ho fatto l'esperienza in Africa più di una volta, diverse volte ci sono stato. Però di quel progetto forse è stato l'unico che non ho mai portato in giro, forse l'ho condiviso con i ragazzi che hanno fatto i corsi con me. Però mai io ho portato un progetto, ma perché non l'ho portato? Ritengo, non per sminuire il lavoro, ma ritengo che l'impatto di fotografare una storia in Africa è scontato che possa arrivare dritto agli occhi o al cuore di una persona, perché vediamo ancora una volta quelle persone in uno stato comatoso che non è vero. E allora preferisco raccontare le storie dove vivo. Noi a Lanciano abbiamo tante realtà, belle, brutte che siano. Quindi diciamo il mio obiettivo del futuro, quello che è di continuare ancora a raccontare queste storie qua. Ne avrei tante, ne ho fatte tante, ma me le tengo per me, perché poi un'altra cosa importante, sono anche abbastanza, lui e Maurizio è gelosissimo, dice che lui ha, e ci credo, un archivio infinito che non ha mai fatto vedere e non le fa vedere. Io non avrò forse un archivio tanto grande, però sono anche io geloso di quello che faccio, e spesso quelle più importanti, le immagini anche di questo progetto, che per me sono le più forti, le cose, quelle che mi danno più emozioni, non l'ha visto né Silvia né Barbara, e può darsi che non le vedranno mai, forse quando mi faranno la strada le vedranno. Vorrei chiedere che io sono geloso del mio archivio, non è il termine giusto, semplicemente io non voglio creare un conflitto di interesse, perché siccome da quando ho iniziato a lavorare in questo campo, io chiarisco, non ho una tessera da fotografo, che peraltro non esiste, non è ancora stata inventata, ma ho una tessera da giornalista professionista da più di 20 anni, da 25 anni, e quindi dall'inizio del mio mestiere, come dire, rispetto al fotografo, io siedo, aspettate che mi è calata la sedia, io siedo dall'altra parte del tavolo, e quindi troppe volte mi tocca dire a un autore: le tue foto fanno schifo, e a quel punto la paura di una ritorsione, di una vendetta,
vita, per cui qualcuno poi venga da me a dirmi le tue foto fanno schifo, io preferisco non mostrarlo, per cui, perché di fatto, pur avendo una passione e un amore per la fotografia, non è il mio mestiere, come peraltro le mie foto fanno schifo, cioè, io sono solito dire che amo da morire la fotografia, purtroppo senza essere ricambiato. E ci sono altre domande prima che io trasformi questo incontro in una lezione di fotografia e di editing? Una domanda te la vorrei fare io. E non è una critica, perché non ho i mezzi per potertela fare. A prescindere da questo tuo lavoro, io vorrei che ci raccontassi un po' invece com'è stata l'esperienza del laboratorio sensoriale di Camera Oscura e di fotografia. Ma l'esperienza del laboratorio di fotografia è stata bellissima, forse dovrebbe raccontarla Barbara, sì, alle persone che stavano là, perché a me... Che però ci ha vietato di chiamarla, quindi ce la racconterai tu. L'esperienza è stata bella, perché per i ragazzi tutti, perché tutti i ragazzi che erano presenti nei giorni in cui abbiamo fatto Camera Oscura, quindi immaginate, penso e presumo che tutti sappiate che la Camera Oscura si oscura una camera, c'è una lampadina rossa, tre bacinelle, e provate a immaginare tutti i ragazzi che stavano in quella camera, che cosa succederà. E ognuno di loro ha provato l'esperienza di mettere degli oggetti sulla carta al buio, una luce che si accende e si spegne perché la carta è fotosensibile, quindi con la luce si impressiona un'immagine, e poi per mettere questo fogliettino di carta nelle bacinelle, provate a immaginare quando i ragazzi vedevano che l'immagine cominciava a fiorire nella chimica. Era una magia, era bellissima, e difatti l'abbiamo fatto 2 o 3 volte e continuerò a farglielo fare ai ragazzi questa esperienza, perché è bellissimo per me. Presumo che chi mastica fotografia e fa bianco e nero, scattato in analogica e che ha una camera oscura, sa che veramente la camera oscura è pura magia. E posso soltanto dire che non ce l'ho, quindi non posso far vedere, però io in quei giorni ho messo la GoPro per registrare tutto quello che succedeva, ed era straordinario. Invece per la macchina fotografica tutti quanti più o meno hanno avuto la mia macchinettina per fare le fotografie, e anche la loro, e hanno fatto dei riscatti, si sono divertiti dando a loro non tanto le regole, tanto che noi diciamo ai fotografi le regole, ma dare a loro la possibilità di dire scattate per emozioni. Ciò dicevo a loro, scattate per ciò che vi piace, quello che vi passa davanti agli occhi, che vi cattura lo sguardo, lo dovete fotografare. Questo era fare fotografia per loro, e tutti si divertivano, perché poi in Acchiappasogni c'è l'orto, ci sono gli animali, uscivano fuori con le macchinette e andavano facendo i loro scatti. Per me è stata un'esperienza bellissima, e spero e sono sicuro che continuerà a lungo, perché non si finirà mai di fare questo viaggio. Domande più cattive, dai, perché se no è troppo facile rispondere, tecnicamente. No, io volevo fare soltanto una, non è una domanda, è una riflessione. Si è parlato anche nei giorni scorsi di etica, di cosa si deve fotografare e cosa non si deve fotografare. E quando sono tornata a casa ci ho riflettuto a lungo. Perché prima c'era la moda di fotografare il barbone e il disperato per strada, poi è diventato poco etico, allora non si poteva fare più. E io penso che un fotografo racconta, no? Racconta con il suo punto di vista, ovviamente. E quando si racconta qualcosa si può fare pettegolezzo, si può calunniare, si può infangare, si può invece cercare di raccontare il vero per dare dignità e per dare anche un sostegno o visibilità a qualcosa, perché si può scattare anche una foto poco dignitosa a una sposa. Tanti fotografi lo fanno, cioè rendono le spose invece che magiche, magari anche ridicole. E quindi secondo me lì sta nella sensibilità del fotografo e nella dignità del fotografo, perché se un fotografo ha dignità e ha sensibilità, qualunque cosa fotografa, la fotografa conservando la dignità di quello che fotografa. E quindi non c'è questo si può fotografare e questo no. Si fotografa avendo la dignità di rispettare chi stai fotografando in qualunque situazione, e questo lo abbiamo visto. Guarda, ti confermo quello che dici, perché per quanto riguarda
riguarda il fotografare, io ho fotografato tutto in questo percorso di fotografia che sto vivendo, che fa io la fotografia la pratico da sempre, è stato l'unico mestiere che ho fatto, perché lo faceva mio padre. E per me l'approccio della fotografia è stato sempre, davanti ai miei occhi, di rispettare ciò che vedevo. Rispettare significa non di non fotografare, ma di non prevaricare, di non osare, di non chiedere, ma la cosa più bella è proprio quello di stare, confondersi con la carta da parati e con discrezione fotografare. Questo lo faccio, tra virgolette, a volte anche nel matrimonio, che paradossalmente non potrebbe essere una cosa del genere, ma cerco di farlo anche lì, proprio perché alla fine te lo porti dietro come tuo DNA, questo stile di raccontare e di fare. Le situazioni particolari capitano a tutti qua, è giusto pure che si facciano delle fotografie per poter portare alla luce anche delle cose brutte. Io le ho fatte, però non è che le portavo alla luce per farmi dire quanto sei bravo. Io ho fotografato, e forse qualcuno che ha fatto i corsi con me, che è stato in studio con me, lo sa, ho fotografato un bambino smascherato da un morso di una iena, un fratello se l'è mangiato e l'altro fratello che è sopravvissuto è stato rattoppato. Mi sono trovato, quando questa mamma viene alla missione a portare questo bambino, perché scambia il presidente della nostra associazione come medico, che non era, chiedendo di fare qualcosa. Vi dico che la faccia di quel bambino era purtroppo, una cosa che non si poteva guardare, al punto che questo bambino lo nascondevano con la coperta. Io ho fatto quelle foto, ma sono contento di averle fatte, perché grazie a quelle foto che sono tornate in Italia, sto bambino oggi ha avuto una plastica facciale, praticamente l'hanno operato, hanno fatto la chirurgia plastica, e questo bambino oggi va a scuola, cosa che non faceva più perché si vergognava. Quindi quando fai delle fotografie, a volte anche che non sono belle, assolutamente no, ma possono servire affinché possa riportare la dignità e la vita a chi ne ha bisogno. Quindi se mi capita le faccio, se serve lo faccio, però non vado a caccia di fare lo scoop le fotografie. Certo. Posso aggiungere una cosa? Che forse vi stupirà e forse qualcuno ne sarà vagamente disturbato, però ci tengo a chiedere un punto, perché l'intervento è molto bello. In realtà si può e si deve fotografare tutto, ne parlavamo anche ieri insieme. Si può fotografare il barbone, si può fotografare il bambino, si può fotografare una violenza. L'importante è ovviamente l'animo e il motivo per cui si fa. E soprattutto bisogna rendersi conto che la fotografia, ogni singola fotografia, è un atto politico. Badate bene, quando dico che è un atto politico, non intendo dire che dovete scegliere se essere di destra o di sinistra, chi se ne frega ovviamente. Dico che però siete obbligati a prendere una posizione. Cioè quella fotografia vi può commuovere, vi può far piangere, vi può indignare, vi può fare diventare furiosi. L'unica cosa che non potete permettervi è rimanere indifferenti, rimanerne fuori. A quel punto, se lavori così, puoi fotografare veramente tutto, anzi devi, cioè, ragazzi, la guerra in Vietnam è finita perché i fotografi hanno portato in America quello che realmente stava succedendo, non perché la diplomazia stesse funzionando, ma gli americani, a furia di vedere quello che stava accadendo in Vietnam, nel napalm, la famosa foto della bambina che corre, cioè l'America non ne ha potuto più, e si deve a dei fotografi che non erano indifferenti, erano lì schierati e indignati. Mi sembra una cosa che, voglio dire, può disturbare qualcuno, perché ogni volta che si usa il termine politico e politica ci si ritira, ci si richiude al riccio, ma ripeto, è nel senso della partecipazione. Ricordate che l'etimologia di politica vuol dire partecipare alla vita della polis, non vuol dire prendere la tessera di un partito. Bello, eh? Fatemi un applauso.
fategli una critica, perché sennò sembra di spargere miele e Nutella per tutta la sala. La prima penso che tocca a te, perché se non sciogli il ghiaccio, allora, con la prima critica... Prima della critica ti faccio un'altra domanda vera. Sul bianco e nero, nel senso che è una scelta che tutto sommato oggi è abbastanza particolare, nel senso che io, come sai, ho dialogato spesso in pubblico con grandi autori e ricordo che chiesi spiegazione a Gianni Berengo Gardin del bianco e nero e lui mi diede una bellissima risposta, mi disse: sai, a parte la teoria e la tecnica della fotografia per cui il colore mi disturba, mi citava fotografie in cui dice: vedi questa foto quanto è bella? Beh, sappi che la signora aveva un maglione fucsia, se fosse stata a colori la foto era da buttare. Poi però mi ha detto: ma soprattutto sai cosa? La mia vita è stata tutta in bianco e nero. Il quotidiano era in bianco e nero, non avevano ancora inventato il colore. La televisione io la guardavo da ragazzino fino all'altro ieri ed era in bianco e nero. Il cinema era in bianco e nero. Il mio occhio, il mio senso estetico intero si è sviluppato in bianco e nero. Tu usi il bianco e nero, lo usi e anche su questo mi detesto, ma sono costretto a farti complimenti, perché lo usi in una maniera, come dire, armonica, non ci sono forzature, non ci sono questi odiosi effetti speciali che si ottengono in Photoshop. Come dico spesso, oggi va di moda un bianco e nero che sembra cromato come il paraurti di una Cadillac. Tu hai un bianco e nero sobrio, equilibrato, quasi un tentativo di farlo somigliare il più possibile a una pellicola sviluppata e stampata. Come mai hai scelto il bianco e nero? Il bianco e nero è, certo, non ho l'età di Gardini, però ho iniziato da ragazzo che c'era ancora tanto bianco e nero sotto tutti gli aspetti. E bianco e nero per me fa parte della cultura vissuta attraverso i Gardin e tanti altri fotografi, alla quale la loro motivazione me la sentivo mia, cioè condividevo pienamente il pensiero di questa gente, al punto che io, molti chi mi conosce lo sa, 9 su 10 le mie immagini sono in bianco e nero, perché fondamentalmente è vero. Io penso che il bianco e nero, se non manipolato, se reale, se, come dice anche Cito, la fotografia che scatti quella deve essere, punto, quindi o la fai bene o non la fai, allora il bianco e nero, annullando quel cromismo di colori, io penso che ti porta a vivere, così come in questo caso, la realtà dei fatti. Viviamo l'immagine nella sua interezza, nella sua essenza. Questo è il principio della fotografia che faccio in bianco e nero, proprio perché mi piace far arrivare la foto, non la foto bella, ma come ti dicevo, mi piace quello che diceva Muras a Gardin, mi piace la foto buona, e chi mi conosce sa che io questo principio di Muras lo dico a tutti e continuerò a dirlo sempre, cosa che invece, come dicevi anche tu prima, purtroppo si fa tanta fotografia bella. Io penso, per quel po' che io possa dire una cosa del genere. Mario Tondero, che è un grandissimo, è stato purtroppo, devo usare il passato, uno dei più grandi fotogiornalisti italiani di tutto il Novecento. Chi non lo conosce vi consiglio caldamente di andare su internet e cercarlo. È stato un altro grande interprete del bianco e nero nel fotogiornalismo. E sosteneva che da una fotografia, quando hai tolto tutti i colori, rimane solamente il fatto. Esatto. E probabilmente è vero. Ci sono, qui c'è un grandissimo fotografo che mi sta chiamando vincitore di 3 World Press Photo, ma lo lasceremo da attendere un po' perché c'è poco. No. Però la critica non è ancora arriva. Allora, Roberto, intanto devi sapere che è talmente appassionato di bianco e nero che anche il cane bianco e nero. Sì, è una filosofia di vita la sua. Senti, perché cambi formato in uno stesso lavoro? Avete colto? Questa era, non me l'aspettavo. I
Io da editor vi dico sono molto contrario. Sono d'accordissimo. Voglio dire, il cambio di formato si può fare, ma alla terza fotografia io devo anche capire perché lo hai scelto, no? Per cui ad esempio se vedo un progetto che ha una serie di paesaggi tutti in formato rettangolare e una serie di ritratti di persone, di contadini, tutti in formato quadrato, alla terza foto ho capito il senso del progetto e gli riconosco una validità. Io qui ho visto passare indifferentemente foto quadrate, foto 135 mm e foto perfino in formati, non vi tediamo quei formati, ma altri formati fotografici 6-7 e cose del genere. Perché? È vero tutto quello che dice? No, ti prendo a schiaffi. È vero. Però ti do subito la risposta. Perché? Perché io quando andavo alla Chiappasogni sono state volte che sono andato non con un'attrezzatura che tutti noi sappiamo che nella fotografia oggi appartiene anche tanto l'oggetto, ma mi sono ritrovato in momenti in cui non avevo le macchine fotografiche, non l'ho fatta col telefonino, ma l'ho fatta con macchine di formati e sistemi diversi e sottinteso che potevo omologare il formato. Non l'ho fatto perché sembra, perché riprendo la citazione di Cito, io quando scatto quasi subito determino quello che voglio e questo ne sono molto sincero, al punto che chiunque mai volesse una controprova posso far vedere i file raw e avere certezza di questo, ma è giusto l'osservazione, chiedo venia perché purtroppo è un errore blu, a scuola lo avremmo fatto, però spero che il messaggio che c'è in quel contenuto possa no, questo è indiscutibile, però ho citato questa cosa proprio perché siedo dall'altro lato del tavolo e vi dico che se fosse venuto in redazione a portarmi questo lavoro io comunque sarei stato costretto a quel punto a scegliere o le foto rettangolari o le foto quadrate, perché tutte insieme non le avrei montate. Giusto per curiosità storica e per vostra formazione, io avevo accennato al numero di Life del 38, che aveva pubblicato questo lunghissimo reportage di Eugene Smith sul Country Doctor. Poi in realtà quando è uscito il numero di Life era brutto, nel senso che ogni foto era stata croppata, in gergo vuol dire tagliata, presa solo una porzione, c'erano foto rettangolari, foto quadrate e Eugene Smith, nonostante sia considerato il reportage forse più importante della storia del fotogiornalismo perché è quello che l'ha cambiato, Eugene Smith si arrabbiò talmente tanto che non volle mai più pubblicare su Life e avere a che fare con loro. Per questo vi dico, giovani fotografi, se decidete di lavorare su più formati, fate sì che ci sia dietro una scelta progettuale. Lui ha raccontato che ha lavorato con più mezzi fotografici e questo è un motivo lecito, anche se, come lui stesso ha detto, certo, dopo sei sempre libero di decidere di uniformare un unico formato. L'unica cosa che non vi passiamo è questa è quadrata perché è più bella quadrata e questa è rettangolare perché è più bella rettangolare, perché non è un motivo assolutamente plausibile. Domande? Vi state annoiando soprattutto? Ci sono domande, altrimenti io faccio un'altra piccola provocazione per chi la vuole cogliere, se qualcuno la vuole cogliere. Come si decide quante foto servono per raccontare una storia? Non so se avete colto, perché la mia teoria è che forse sono troppe. Allora,
Ti dico soltanto questo, che chi, ripeto, qua dentro c'è gente che hanno fatto i corsi con me, sanno benissimo due cose. Uno, che l'errore che ho fatto è quello che ho sempre predicato che loro non devono fare. Quindi ho la consapevolezza di quello che è stato il mio errore. E questo non mi può più santificare perché sono come tutti gli altri. E difatti sono uno di loro, quindi faccio mia colpa. Per quanto riguarda il numero delle immagini rilegato a un progetto, loro sanno pure che io dico che per raccontare non c'è bisogno di tante immagini, ne bastano, Gardini può darsi che ne basta una, Dondero una, però normalmente possono bastare veramente anche 20 foto per poter raccontare un progetto intero. Però questo progetto che ho fatto la Chiappa Sogni, secondo me, oltre a quell'aspetto che l'autore, quindi il fatto che io sono andato lì, ho raccontato come autore questa esperienza, l'ho sentita talmente anche mia, il contesto, che volevo portare alla luce, quante, con la consapevolezza che è sbagliato, ma quante più immagini possibili, che tutti possano vivere, perché la realtà è che non tutte le persone che stanno qua possono capire che cosa accade là dentro. E questo è quello che ti prende un po' la mano, che forse un grande fotografo non accade, ma io non lo sono, quindi da me penso che possa essere. Posso chiedervi quanti sono i ragazzi e quanti sono gli operatori? Alzate la mano, dai, ci stanno. No, qua. Non quelli in sala, quelli del centro. Ah, quelli del centro. I ragazzi, forse non Barbara sa più dare i numeri. Quanti? 30. 42. Sì. Hai fatto più di 100 foto, cioè se dovevi fare un lavoro sul Lanciano ne facevi 40.000. No, no, no. Assolutamente. Stiamo ovviamente scherzando. No, assolutamente sì. Stiamo ovviamente scherzando anche perché, badate bene, questo lo voglio chiarire perché non vorrei che Roberto pensi che lo sto sfottendo. No, no, assolutamente no. Il vero errore di Roberto non è nel numero di foto. Il vero errore di Roberto è stato non tenere conto che ogni media ha il suo numero di foto. In pratica, voglio dire, se tu porti il tuo lavoro in una redazione e sono più di 30 foto, ti mandano via, no? Se tu vuoi montare uno slide e sono 30 foto, sono assolutamente insufficienti. Questo vuol dire semplicemente che 100 foto non sono né poche né tante, dipende assolutamente dall'uso che ne devi fare. Cioè, se tu prepari un libro di fotografia di un progetto e hai in mano 70 foto, addirittura sai che ti sta venendo un libretto, non un vero libro. I libri di Berengo Gardini, bellissimi, sono 140-150 fotografie ogni libro, per cui non è un errore quanto ha scattato, è un errore non rendersi, non aver considerato che il multimedia ha un numero ottimale di immagini, il libro ha un numero ottimale di immagini, la mostra ne ha un altro, per cui riflettete anche su questo quando impostato un vostro progetto, perché poi per il resto è ovvio che più documenti portate a casa meglio è. Poi dopo si inizia a montare, a editare. Io consiglio a tutti, non lo dico nel mio interesse perché non ho più tempo per seguire nessuno, per cui ormai dedico la mia attenzione a fotografi del calibro di Berengo Gardini, di Tamarandico, per cui non venitemi a dire per favore mi eviti il mio lavoro perché non ho tempo. Però vi consiglio, soprattutto se siete alle prime armi, alle prime esperienze, di rivolgervi a degli editor che sanno fare questo mestiere, che sanno prendere 100 immagini vostre e sanno trasformarle in un racconto. Perché moltissimi professionisti, ultra professionisti, ancora considerano l'editing come l'insieme delle foto più belle che gli sono venute.
Non è detto che quelle creino un racconto. L'edit imperfetto è quello che nello scorrere ha un inizio, una fine, usa i trucchi che potremmo definire quasi cinematografici, cioè a un certo punto ha il colpo di scena, poi ha un momento tranquillo, poi ha una risalita, fino a chiudere con un grandissimo finale. Se poi c'è una foto mossa, se poi c'è una foto fuori fuoco, chi se ne frega. Domande? No. No? Qualcuno vuole cantare qualcosa? No, dategli il microfono. Ma sei mai entrato in crisi in quei sei mesi che ti sei... Cioè non c'è stato mai un momento di crisi come persona o come fotografo? Perché non so poi quando siano separabili le due anime. Cioè, non ho capito la domanda. Se sei mai entrato in crisi? Cioè, no, crisi no, riflessione io, sì. Crisi forse molto forte come te. No, ma crisi no, perché comunque, come dicevo prima, ho fatto altre esperienze importanti, però ti fa riflettere tanto. C'erano dei giorni che andavo e c'erano momenti particolari. Ci sta un momento qua particolare nello slide, no? Che mi ha fatto pensare tanto, mi ha fatto riflettere tanto, però non era una crisi, anzi, ha rafforzato quello che è stato il mio pensiero in tutta la realizzazione del progetto. La convinzione che la disabilità ce l'abbiamo noi che pensiamo di non averla, tutto qua, questo è il discorso. Perché io ho visto fare cose, atteggiamenti, proporsi, fare, del tutto normale. E per farti capire fino alla fine, anche un momento dove c'è stata una discussione, subito chiarita tra di loro, baci, abbracci, sorrisi, e mi sono detto, ma vedi un po'. Però mai la crisi, soltanto riflessioni positive che a me, ripeto, mi ha dato tanto, 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 tanto. Sentite, io devo fare la pipì, chi si vuole sedere qui un momento? Ti lascio la postazione. Tu hai chiamato... Un premio, essere riconosciuti dal mondo intero è importante, ma la riconoscenza più importante è quando riesci a condividere con loro e con tutti voi queste cose qua. Grazie. Mentre aspettiamo, prima di chiudere, io più che una domanda ti volevo fare anche una riflessione e penso che questa ne sia un po' la dimostrazione. Tu hai chiamato questo progetto uno di voi, però cioè, io penso che quello che tu hai fatto anche quando sei stato in Africa oppure quando sei stato a Lourdes, tu diventi sempre uno di loro, non l'hai fatto solo questa volta. Sì, sì, assolutamente sì. A me fa piacere tanto quello che diceva Maurizio, il fatto che il fotografo Smith si sentiva confuso con la carta da parati per raccontare le foto oppure con le stesse persone che fotografava. È una cosa importantissima questa di sentirsi parte integrante di ciò che uno vuole raccontare. Se si va a fare delle foto, secondo me si vuole raccontare qualcosa, devi essere uno di loro, se no non raccontate niente. Raccontate delle fotografie, fate delle fotografie. Questo è il succo del discorso, perciò ho messo uno di voi. Tutto qua, io non so se avete ancora altre domande da fare, non me le fate oppure non me le fate cattive, fatele belle, fate come volete, vi rispondo. Dite voi, fate voi. Beh, una, anche solo per un saluto, è automatica. Hai individuato un prossimo progetto? Io non lo chiedo.
hanno in meno. No, no, assolutamente no. Di progetti nella testa ne ho tanti, per essere sincero devo soltanto ancora capire quale dei progetti che ho nella mia testa deve prendere il via. Sicuramente i progetti che mi appartengono sono sempre soggetti legati all'aspetto sociale. A me piace fotografare le persone. E quindi i miei progetti sono sempre rilegati e contestualizzati nell'ambito sociale. Sociale significa di tutto. Ne ho diversi nella mia testa, ne ho ancora diversi da fare editing, che non ancora lo faccio, e chissà, può darsi che vengo a rompere le scatole per fare l'editing. E al momento, premesso che quello che ho detto è che continuo a lavorare anche con la Chiappasogni, sia come autore, quindi come fotografo pure, ma anche come persona che va là a condividere momenti di una giornata. Grazie. Mi si sente? Sì. Io prima di restituire definitivamente la parola a Martina per i saluti, desidero fare una piccola valutazione personale su questi tre giorni e ringraziare veramente Roberto per aver pensato a me, per avermi invitato. Vedete, i festival sono tantissimi, c'è anche chi dice che sono troppi, e però possono essere occasioni completamente diverse, possono essere occasioni per cui 10 grandi fotografi si incontrano, si sbrodolano l'un l'altro, si fanno i complimenti e vanno a cena insieme. Ci può essere un festival molto più piccolo, ma che è l'occasione di confronto, di crescita insieme. In questi tre giorni abbiamo parlato di tutto, abbiamo parlato di diritti e doveri, di etica e di deontologia in fotografia. Stamattina abbiamo fatto insieme un workshop con Luciano che, insomma, a me che della fotografia posata di moda non me ne può fregare di meno, lo dico in romano, mi sono divertito come un pazzo, lo ringrazio ancora. Stasera abbiamo parlato di una fotografia particolarmente utile e impegnata. Siamo già d'accordo con Roberto, non credo di essere smentito, che l'anno prossimo torno e faremo un workshop per l'appunto di editing e narrazione per immagini. Quindi vi insegneremo. Insegneremo a evitare le 100 foto una dopo l'altra. Però devo dire che sono stati 2-3 giorni veramente belli e utili, non solo per voi che siete stati ad ascoltare, ma anche per noi che ci abbiamo lavorato. Grazie. So che gli ultimi saluti in realtà dovresti farli tu, quindi a me a questo punto io vorrei fare un'ultima riflessione, così come l'ha fatta anche lui, e mi riallaccio all'intervento di prima di Antonella. Io, da assoluta profana della fotografia, penso che quello che sia venuto fuori da questi giorni oggi, a parte i workshop e la tecnica, è che se dietro la macchina fotografica non c'è la sensibilità, uno può avere il talento, l'occhio e la tecnica migliore del mondo, ma conta ben poco, e penso che tu questo ce l'abbia. Troppo buono. E adesso, visto che sei... E ricordatevi che la fotografia non mente, però i bugiardi sanno fotografare. E siccome sei tu il padrone di casa qui, secondo me è giusto che saluti i finali, ringraziamenti finali, li faccia tu. Sì, lo fa. I ringraziamenti io li faccio per prima cosa all'associazione nostra, a tutti gli associati. Come potete vedere, come diceva Maurizio e Martina, abbiamo fatto da mercoledì ad oggi domenica 5 giorni di fotografia, ma di fotografia importante e non solo fotografia. In questi 5 giorni sono passati professionisti importanti della fotografia, sia come fotografi ma sia come persone, come uomini. Francesco Cito, Vito Fusco,
Enzo Truppo, Domenico Tattoli, Maurizio Garofalo, che ringrazio non perché, anche perché non è stato proprio buono, ma che ringrazio perché da lui c'è soltanto da apprendere, da imparare. Che io penso che sia ieri che oggi Maurizio, a chi è stato presente, ha regalato uno spaccato di vita, di fotografia, che non ha prezzo. E quindi Maurizio ti faccio un applauso e ti ringrazio veramente di quello che ci hai donato, della tua vita e della tua esperienza. L'associazione è importante, la nostra associazione esiste dal 2012, è composta prevalentemente da tante signore e ragazze e da anche una parte di maschietti, compreso me, però è un'associazione che io ritengo, a differenza di tante altre, che funziona, e funziona molto bene, perché i nostri ospiti quando vengono qui ci riconoscono, la prima cosa che ci riconoscono, l'ospitalità che questa associazione è capace di dare, e non la dà tanto Roberto, ma la dà gli associati, e che sono qua dentro, e una grossa fetta degli associati sono presenti, quindi un applauso lo dovete fare a loro. Ringrazio, quello che facciamo lo facciamo veramente con addendi stretti, sapete che l'economia, o vero o falso che sia, non è che gira sempre bene. Per fare questo evento, questo piccolo fotofestival che si svolge a Lanciano da 7 anni, comunque ci vogliono dei denari per poterlo fare, e non è facile reperirli, e sempre gli associati, e anche io quel che posso fare, ci si alzano la mattina per lottare, per cercare dalle 50 euro alle 100 euro, e grazie alle 50 alle 100 euro siamo riusciti a fare questa manifestazione. E ancora una volta devo dire grazie agli ospiti che abbiamo qua da noi, e sottolineo il grande fotografo che sta dietro di voi, Luciano Siviero, e Maurizio Garofalo che sta qua vicino a me. Sono personaggi che non è che lo trovate tutti i giorni da tutte le parti, sono persone che della fotografia la fanno a livello internazionale, persone che hanno a che fare non con Roberto Colaciotto, ma questo signore ha a che fare con fotografi veri. E stare qua a Lanciano per noi è veramente un regalo, per voi che state qui è un gran regalo. Dovrei dire una cosa non bella, non la dico, però chi vede qua dentro può capire qual è la cosa non bella che non dico, ma tutti potranno capire. E ringrazio Martina che da 7 anni ci accompagna in questo evento, quindi un applauso per Martina. E ringrazio tutte le persone che puntualmente ogni sera, che sia stata una persona, che sia stata 10, non ha importanza. Noi, o ci sta una persona, o ce ne sta 10 o 100, saremo sempre qui a parlare di fotografia. Grazie a tutti quanti. Potete uscire a fumare. Chiudo dicendo grazie alla Chiappa Sogni, grazie ai genitori, grazie a tutti i ragazzi che fra qualche giorno mi vedete tornare alla Chiappa Sogni. Grazie, un abbraccio a tutti.